Teramo torna ufficialmente nelle mani di Giovanni Zichella. Dopo un lungo tira e molla che ha visto anche altri profili in corsa per la panchina biancorossa, alla fine l'ha spuntata chi su quella panchina si era seduto l'ultima volta lo scorso 6 maggio nel 3-3 con la Reggiana, che rimandò tutto ad un play-out che per sua fortuna il Teramo non avrebbe mai giocato. Conosco già l'ambiente e la dirigenza, le prime dichiarazioni di Zichella dopo il prolungamento del contratto, e penso sia quindi più semplice ripartire con i giusti propositi in un campionato che abbiamo visto essere tanto affascinante quanto selettivo come la Serie C. In questo mese mi sono sentito quotidianamente con la società, non ho mai avuto il minimo dubbio sulla possibilità di rimanere. Poi, nella serata di ieri, ho ricevuto la chiamata risolutrice. Nessuna conferenza stampa di presentazione, almeno per il momento, però. Il Teramo può iniziare a lavorare sul mercato. L'obiettivo davanti è Luca Di Renzo, attaccante della Prosesto, capocannoniere della Girone A di Serie D, che Zichella ha espressamente richiesto per rinforzare il reparto avanzato, che ripartirà da Fratangelo e Bacio Terracino, che sono sotto contratto. L'altro che ha un contratto, Riccardo Barbuti, nelle intenzioni della dirigenza in uscita, ma non sarà facile trovare una soluzione dopo i mesi di prestito alla Gavorrano. Ci vuole qualcuno che si faccia carico dello stipendio del ragazzo, che ha un vincolo fino al 30 giugno 2019. Per Campitelli lui e qualcun altro vanno ceduti, non tanto per fare cassa ma per risparmiare qualcosa dal punto di vista dell'esborso di soldi per gli ingaggi. Discorso simile a quello di Barbuti quindi va fatto per Caidi Amadio, mentre Speranza, che di anni di contratto ne ha altri due, la questione è un po' differente. Il capitano potrebbe essere uno dei pochissimi confermati nella prossima stagione, ma per l'altro difensore, il centrocampista, il discorso che il presidente ha in mente di fare al direttore sportivo Sandro Federico è: prima di partire con gli acquisti c'è bisogno di un risparmio sostanzioso, che parta quanto prima possibile per limitare al minimo l'esborso. Solo dopo si potrà procedere con la ricostruzione della squadra, sperando di migliorare sensibilmente l'ultima faticosissima stagione.